ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Buonasera radioascoltatori, la puntata di oggi è incentrata su un tema che è quello della violenza di genere, che è un tema delicato ma diffusissimo, tanto che è stato definito dall'ONU una piaga globale. E oggi ne parliamo con Alessandra e con Monia, esperta nell'ambito della violenza di genere, che ringrazio per essere qua. Soprattutto mi sento di ringraziare Alessandra, perché come ci dicevamo prima al telefono, spesso quando si leggono interviste sull'argomento si parla sempre con l'esperto, l'avvocato, il presidente dell'associazione, ma quasi mai direttamente con la vittima. Quindi io ti ringrazio per questo. Grazie a voi. E mi piacerebbe proprio iniziare chiedendoti se vuoi raccontarci un po' la tua storia. Sì, certo. Allora, innanzitutto grazie per questa attenzione. Allora, per me è sempre difficile purtroppo parlare di questa situazione. Diciamo che rispetto a tante altre ragazze mi sento molto molto fortunata, perché ci sono tante altre ragazze che subiscono cose peggiori rispetto magari soltanto a una violenza psicologica o... Comunque, vabbè. No, tranquilla, perché in realtà, vedi, già da questo... Credo che poi la violenza in qualsiasi forma sia attuata sia molto dolorosa, quindi... Sì. Intervenire per dare una mano ad Alessandra. Certo, assolutamente, sì. Monia. Ok, io le do la spinta, poi lei continua. Ciao a tutti ragazzi, sono contenta di essere qua. Ciao di nuovo ad Alessandra, ci avete rimesso in contatto dopo un po' di tempo che non ci vedevamo. Io sono un'assistente sociale che si occupa da 20 anni di minori, famiglie in difficoltà, prevalentemente mi occupo di violenza di genere. Ho coordinato il centro antiviolenza del territorio, quindi mi occupo di questo, sono vicepresidente di una cooperativa che a Vallo della Lucania si occupa anche di questo tema legato alla violenza, che si chiama Fare Solidale, e sono vicepresidente di un'associazione manda in diritti civili e legalità, che sul territorio nazionale proprio si occupa di violenza sulle donne, quindi il mio campo è quello della violenza di genere. E con Alessandra noi ci siamo conosciute perché lei si è rivolta al centro antiviolenza che io coordinavo. Oggi la vedete bellissima, solare, sorridente. Quando è arrivata da noi era spenta, completamente spenta, proprio a causa di quello che purtroppo stava vivendo, e poco convinta anche di quello che le stava accadendo. Quindi abbiamo dovuto fare un lavoro per portare la sua attenzione su quello che viveva. Questa è una caratteristica che purtroppo è tipica della violenza, quindi non c'era niente di anomalo in questo. E quindi abbiamo iniziato un lavoro con me, con una psicologa che si chiama Esther Apolito, per portare appunto Alessandra ad una consapevolezza di questo, di ciò che viveva. Quindi non so se vuoi continuare magari rispetto a quello che ti stava accadendo in quel periodo. Sì, diciamo che in quel periodo purtroppo io subivo violenza di qualsiasi genere, ho subito la maggior parte delle violenze, a partire dalla psicologica, dalla economica, sessuale e fisica. Anche se all'inizio per me io non lo definivo neanche violenza, infatti ho dovuto lavorarci un bel po' di anni per arrivare a pensare che era violenza quella che subivo. E questo appunto è stato grazie a Monia e alla psicologa che comunque mi hanno seguito. Non è stato facile né per loro né per me arrivare
cioè non è stato facile per loro farmi arrivare che quello che subivo era violenza, perché io ero come, cioè io ero come in quel momento ero una tossica dipendente, nel senso come ero in crisi di astinenza, per me quella era come la droga, qualcosa di che non ne potevo fare almeno di lui, perché purtroppo la violenza ti porta a questo punto. E... posso chiederti, mi ha colpito che tu abbia detto psicologica, fisica, economica. Sì. Cioè, in che senso si trattava di un controllo anche magari sulle piccole, che ne so, esigenze quotidiane, non so. Sì, sì, sì. Lui comunque mi chiedeva dei soldi e io dovevo darglieli. Ho capito. Altrimenti, sì, in questo senso. E forse, non so, in questo, magari chiedo a Monia... questa cosa mi è sembrata di sentirla più volte, il fatto che spesso non si riconosca, effettivamente cioè è così, nel senso è difficile poi arrivare a rendersi conto, visto che alcuni atteggiamenti sembrano proprio radicati nella nostra società, quindi quasi che si accettino, sembra che a volte si accettino asetticamente. E... facendo una premessa, cioè, partiamo da un fatto, da un dato: la violenza è un fenomeno culturale. Quindi noi diciamo che ce lo tramandiamo nei modelli relazionali che comunque ereditiamo di generazione in generazione, partendo da lontano dovremmo andare proprio lontanissimi, però se pensiamo che noi abbiamo avuto un codice penale, ragazzi, che fino agli anni 80 prevedeva il delitto d'onore e il matrimonio riparatore, posso farvi comprendere come all'interno del sistema non soltanto familiare, perché la violenza di genere è molto presente nelle relazioni sentimentali, nei contesti familiari, quindi, però anche nel sistema, in un sistema diverso, quello normativo, erano previsti questi reati, il delitto d'onore, immaginate, prevedeva che cioè se un uomo veniva disonorato da una donna e preso dall'ira l'ammazzava, il massimo della pena che gli veniva commisurato erano 7 anni, quindi voglio dire, gli anni 80 poi sono molto vicini ad oggi, e noi abbiamo avuto questi reati all'interno del codice penale, il codice Rocco, che risale al 1933 fino a poco tempo fa. Quindi c'è un fatto culturale, questo è un esempio per farvi capire. Poi c'è l'aspetto della dipendenza affettiva, della dipendenza emotiva, che è quello che Alessandra viveva. Cioè lei viveva uno stato, quando dice io ero come una tossicodipendente, era uno stato di dipendenza che le viveva, ma che nasceva proprio da quella fragilità che la violenza aveva creato. Perché chiaramente la violenza, non solo quella fisica, ma anche tanto quella psicologica, per esempio, giorno dopo giorno è come la goccia cinese, consuma, ti debilita da un punto di vista proprio della personalità, e tu arrivi al punto di perdere forza, di perdere autonomia, ma non da un punto di vista fisico, da un punto di vista personale. Alessandra, per esempio, si percepiva brutta. La vedete quanto è bella? Lei si percepiva brutta, lui l'aveva convinta di questo, per farvi proprio, non entro proprio nei dettagli specifici perché c'è anche un processo in corso, non è il caso, però questi elementi sono caratteristici proprio della violenza. La violenza non è stereotipata, cioè non è che ogni donna vive la stessa storia, però ha dei fili conduttori, e chi è abituato a sentir parlare le donne riesce a capire e a comprendere che cosa, se c'è una realtà, perché a volte poi si può anche confondere la violenza con invece una relazione di coppia un po' disfunzionale che sta terminando, c'è un conflitto, però non ha a che fare con la violenza di genere. Chiaro che noi, tante donne hanno paura di non essere capite, hanno paura di non essere credute, soprattutto quando non ci sono le botte, non ci sono i lividi, e di conseguenza chi però è esperto, ecco perché la parola esperto, sa riconoscere quei segnali e poi apre tutto un percorso, insomma, di aiuto come quello che ha avuto Alessandra, che è stata anche sostenuta ed è ancora sostenuta anche dall'avvocato del nostro centro. Mi riaggancio a quello proprio che dicevi, Monia. Avevo trovato un trafiletto sulla dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne approvata dall'ONU nel 93,
Poi nell'articolo 1 descriveva la violenza contro le donne come qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa provocare danno fisico, sessuale, psicologico, comprese minacce, coercizione, privazione arbitraria della libertà personale. Cioè, insomma, ha uno spettro molto ampio la violenza di genere. Proprio su questo magari vorrei chiedere l'opinione dei ragazzi. Vorrei che intervenisse qualcuno di loro con qualche osservazione, qualche domanda. Quindi, se posso io, allora... Prego, prego, no, Raffaele. È una storia che, cioè, come ha detto giustamente Ivana, che tocca un po' tutti, diciamo, non soltanto ovviamente nell'ambito femminile, e devo dire che anche personalmente mi ha toccato tanto, anche perché... E comunque reagire, cioè come ha fatto Alessandra, non è diciamo da tutti, ecco, riuscire a rialzarsi. E volevo chiedere appunto alla stessa Alessandra, possibile, cosa l'ha spinta, cosa diciamo l'ha indotta a dire basta, diciamo, a voltare pagina, quasi a rifarsi una vita, insomma. Sì, la paura sicuramente. La paura a un certo punto, quando ti vedi magari un momento in cui dici un gesto da parte sua, ti racconto questo episodio. Purtroppo un giorno lui mi lasciò a terra, credimi, senza respiro, e lì io mi sono vista la morte davanti, e da lì mi sono rialzata e ho detto: non posso continuare così. Non si può. E allora ho preso il telefono e ho chiamato io da sola, senza consultarmi con i miei genitori, con nessuno. Ho chiamato il centro antiviolenza e sono andata. E però ti assicuro che non è stato per niente facile, per niente. Però è la paura, purtroppo, quando ti vedi la morte davanti, non... la forza ti viene. Perché poi sostanzialmente la persona debole non sei tu che subisci, ma è chi ti fa violenza. È lui la persona più debole. È verissimo. È proprio vero. Esther, posso fare una domanda? Certo, assolutamente. Proprio collegando a questo, prima di trovare il coraggio di denunciare, perché comunque quando le donne denunciano, rivolgendosi alle forze dell'ordine o comunque, come in questo caso Ammonia, sperano in una soluzione, in una sorta di liberazione. Quali erano le tue paure prima di trovare questo coraggio? Cosa ti frenava? Infatti io non l'ho denunciato subito, proprio perché mi facevo mille domande. Pensavo: se lo denuncio, lui che cosa può fare? Magari... può fare il peggio. E alla fine, un giorno, poi, grazie a Monia e alla psicologa, un giorno lui mi picchiò e andammo in ospedale. Da lì comunque automaticamente partì la denuncia. Ho avuto sempre paura, cioè, fino a che, lavorandoci, ho fatto un lungo percorso, finché un giorno ho detto che ho fatto la cosa più giusta. Ok, ancora domande? È la volta di Luigi. Sì, io volevo chiederti, più che altro, dato che comunque noi come persone tendiamo ad essere molto orgogliose anche, quindi anche quando, che ne so, siamo in un momento di debolezza, tendiamo a nasconderlo e a farci vedere forti. Quindi a quelle persone che stanno passando un momento simile al tuo, che consigli potresti dargli per spronarli, per agire? Bisogna avere tanto coraggio, sicuramente, per affrontare questi momenti, e avere persone vicino, perché spesso da soli non riusciamo ad affrontare da sole queste situazioni.
purtroppo bisogna avere delle persone vicino che ti aiutano, perché da sola non ce la fai. Certo. Alessandro, volevi chiedere qualcosa? Siccome hai subito così tante cattiverie, no? E credo che ti porterai per molto tempo e forse per sempre questi brutti ricordi, ma in un momento, prima di affidarti alla legge o di denunciare tutto il resto, hai mai pensato di vendicarti, di commettere un atto di violenza anche tu, nella disperazione, purtroppo? Dici nei suoi confronti? Esatto, sì. No, nonostante tutte le cattiverie che purtroppo ho subito, io nei suoi confronti non ho mai pensato di fare un atto violento. No, non ci ho mai pensato. Anche perché io, fino a che non mi affidavo alla legge o al centro, anzi, nonostante stavo al centro antiviolenza, io all'inizio lo giustificavo a lui. Ero sempre più convinta che la colpa fosse la mia. E lo giustificavo un po' anche per il suo vissuto, per quello che ha vissuto lui nella sua infanzia. Ma volevo dire giusto due cose che sono importanti. La prima è che le donne devono uscire dalla vittimizzazione. Alessandra adesso ha ricostruito la sua vita, quindi è fuori dalla vittimizzazione ed è una donna che è iniziato un percorso di rinascita nonostante la sua battaglia ancora in corso. Il messaggio deve essere questo, un messaggio positivo, perché attraverso televisioni, insomma, arrivano sempre un po' messaggi che alimentano la paura delle donne. Invece facciamo sapere alle donne che insieme ad altre persone, ad esperti, anche a donne che hanno già vissuto questa esperienza, si può venire fuori dalla violenza, quindi fuori dalla vittimizzazione. E un'altra cosa che riguarda i maschietti, voi non siete parte in causa solo perché carnefici, assolutamente, voi siete chi deve alimentare il cambiamento culturale e attraverso voi in particolar modo che tutto questo passa. E attenzione, perché c'è una forma di violenza che non abbiamo menzionato, è la violenza assistita, che riguarda proprio quei minori, quei ragazzi, bambini che vivono quotidianamente in un percorso, in un contesto di vita familiare, assistono senza subirli direttamente a maltrattamenti ripetuti nei confronti magari di un adulto significativo di riferimento, che può essere la propria mamma. Quando si è vittima, questo è un aggravante, non è una fattispecie di reato, ma è un aggravante nei percorsi di denuncia. E soprattutto diventa un modello, quel modello che poi renderà altri uomini, cioè li farà diventare uomini violenti. Alessandra prima ci è passato un po', io ve lo spiego. Un bambino che vive quella realtà quotidiana purtroppo potrà attuare da adulto, quando sarà un uomo adulto, gli stessi modelli violenti. Ecco perché c'è un aspetto culturale che va assolutamente interrotto. Certo, bisognerebbe forse che ci educhiamo un po' tutti. Alla non violenza, certo. Sì. Daniel voleva chiedere qualcosa. Sì, avevo una domanda. Nel corso del tempo è qualcosa che, non lo so, si può definitivamente superare? Oppure è una cosa che per sempre non ti rimane attaccata, diciamo? Nonostante tutto, nonostante i miglioramenti. Allora, nonostante i miglioramenti, come dici tu, è un qualcosa che comunque tu ti porterai sempre, sempre dentro. È un qualcosa che non puoi cancellare, purtroppo, perché comunque è forte come dolore. Non puoi. È un macigno che ti porti sempre sopra le spalle. Che però dà forza. Ti fortifica molto. Grazie. A te. Eddie. Quanto tempo è durata questa storia? Allora, la mia storia è durata 5 anni. 5 anni la relazione, però ancora tuttora è in atto, visto il processo. Quindi ancora continua per un po'. Allora, prima di chiudere, vorrei chiedere a Monia e ad Alessandra che consigli a chi possono rivolgersi
le persone che magari ci stanno ascoltando, qualche radioascoltatore, qualche conoscente, insomma, se si dovesse trovare in un momento di difficoltà, a chi può rivolgersi? Io voglio dire alle donne di non aver paura, di trovare il coraggio di denunciare, soprattutto se sono per se stesse, ma anche se hanno dei bimbi in casa, dei ragazzi che assolutamente non devono crescere in un contesto violento, perché la violenza non fa altro che alimentare dei modelli di comportamento che poi potranno diventare lo stile di comportamento di un figlio adulto. E quindi questo è importante, si può uscire dalla violenza affiancati dalle persone giuste, rivolgetevi alle forze dell'ordine o a chi è deputato a questi percorsi. Spesso attraverso i media o la televisione noi sentiamo messaggi negativi che bloccano un po', stimolano la paura e bloccano il coraggio di tante donne, però non è così. Chi lavora in questo settore sa anche che le donne possono venire fuori dalla violenza, ce la possono fare, e quindi bisogna assolutamente trovare il coraggio di denunciare. Allora, io lancio un messaggio per le ragazze di avere forza e coraggio di denunciare, anche perché, come diceva Monia, non saranno mai sole. Ma lancio un messaggio anche ai ragazzi che devono imparare a trattare le donne non con violenza, perché l'amore non fa male, l'amore sono carezze, non schiaffi. Ti volevo solo dire grazie. Grazie a voi, veramente. E fa attenzione al discorso della violenza assistita, quindi se qualcuno in casa, se un amico vi racconta che vede, assiste a dei maltrattamenti verso la propria madre, sorella, insomma, aiutatelo a chiedere aiuto, perché è un fatto grave, va bene? Preziosissima Monia, davvero, grazie. Buon lavoro ragazzi, in bocca al lupo. Grazie Monia, ragazzi, grazie. Non lo dire. Ciao ragazzi. Ciao Ale, grazie ancora. Ciao Monia, ciao, grazie mille. Ciao Ale. Ciao a tutti, buonasera a tutti. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.